Sì, nel dai, testo dai. Degli immigrati fantasma. Ok. In questo piccolissimo tie break che stiamo facendo in questo momento, vi voglio far sentire la voce di un pretonzolo che è veramente, come dire, è identitario. Sì, nel senso più retributivo del termine. Turpe, perché di fronte a questo buonismo tipico di questi porcaccioni, capito? È evidente che qualsiasi persona capace di ragionare può tirare fuori delle conclusioni. Allora, c'è un sottotitolo qui che dice: non ci sono soltanto 50 che sono scappati dal centro di accoglienza di Rocca di Papa. Sono 4.858 gli stranieri che hanno fatto richiesta d'asilo, ma risultano irreperibili. Questi sono quelli che hanno fatto richiesta di asilo, senza tener conto di tutti quelli che la richiesta di asilo non hanno fatto, ma risultano irreperibili, a cui si aggiungono oltre 36.000 espulsi ma rimasti qui. Quindi questi espellono nominativamente e li lasciano qui, ma se li lasciano qui e si lasciavano qui era ovviamente per ragioni criminali, perché non possono anche essere ragioni criminali. Senti, se andiamo all'aula, lì sicuramente c'è luce, molta più luce di qua. Beh, comunque continuiamo, arriviamo alla fine, tanto è rapida questa cosa. Questo è un articolo di Francesco Borgonovo. Brucia il desiderio di andare dove vanno i loro sogni. Ah, che meraviglia, il nostro cuore si scioglie in palpiti di commozione di fronte a questi stranieri sognatori che non possono resistere al richiamo della libertà. Non sono venuti per restare in Italia, dice il pretone. Lo sappiamo bene, prosegue Bassetti. Desiderano raggiungere i loro parenti, mete diverse oppure seguire altri sogni. Già, commenta il giornalista Francesco Borgonovo, e chi siamo noi per impedire a queste anime alate di spiccare il volo? Mica si possono sequestrare come ha fatto quel cattivaccio di Matteo Salvini. No, bisogna lasciarli liberi di seguire il proprio istinto. Certo, Bassetti è amareggiato il cardinalone. Non se ne può più chiappettare, capito? O nascondere sotto la tonaca rosa, rossa, blu, verde, verde color verde cacarella di neonato. La loro scelta di allontanarsi la ritengo un'imprudenza. Confessa, ma devo anche capire che se lo hanno fatto avevano dei motivi, ma pensa un po'. Non è certo perché li abbiamo angariati o trattati male, ma penso. Vorrei vedere. Beh, ci mancherebbe altro, commenta il giornalista. Come spieghi il cardinale? Il cardinale seguita. Erano denutriti e hanno dato loro da mangiare. Sfiniti, hanno trovato un letto fuori per farsela dare il culo dai preti. I volontari li hanno rivestiti, i medici li hanno visitati e curati. Ottimo, commenta il giornalista. E i migranti, per tutto il ringraziamento, sono scomparsi. Appena sono stati un pochino meglio, dice il cardinalone, si sono riaccesi in loro quei desideri. C'è Gesù, c'è la Madonna nel cielo che sta lì ad aspettarvi. Che li avevano spinti a fuggire dalla loro terra. Ma quali spinti? Li hanno presi, li hanno imbarcati e hanno detto che gli davano dei soldi. In pratica hanno fatto un pit stop in Italia, commenta il giornalista. Si sono fermati, rifocillati e poi tanti saluti, mi pare giusto. Quando ha saputo della sparizione, Bassetti ha subito cercato conforto nella preghiera. Ma tu pensa, tanto è vero che li hanno trovati proprio grazie alle preghiere di Bassetti. Poi ha cominciato a interrogarsi sulle ragioni della fuga e ne ha dedotto che il problema è uno solo: serve più accoglienza. Dovremmo essere in grado di accoglierli subito in casa tua, dei tuoi compari, dei tuoi confratelli, dove vuoi, nelle case, presso le famiglie, in strutture diocesane adatte, devono essere adatte. Ma allora le strutture diocesane
costruiscono con quali soldi? Con i soldi degli italiani? Le strutture adatte per accogliere i migrantes? Ma come? E questo è il giornalista. Prima dite che non vogliono stare in Italia e poi suggerite di ospitarli meglio? Un po' curioso. Comunque sia, al netto della clamorosa figuraccia della CEI, che purtroppo è ricaduta sull'intero paese, la questione dei migranti della Diciotti non si riduce ai sogni di qualche romantico. I pericoli sono altri e persino Bassetti se ne rende conto. Teme per la loro sorte, non è più sotto la protezione del sottanone del pretore. Ci sono tante espressioni di malavita nella nostra società, a cominciare dai preti, pronte a sedurli come specchietti per le allodole. E anche questo mi fa paura al cardinale, capito? Ma rispetto alla loro scelta, anche se la ritengo in parte assurda. Ma ragazzi, io ve l'ho letto per dimostrare la malafede di questa gente. E vengo alla conclusione leggendo una frase di questo splendido libro. Il solo impiego razionale della ragione sta nella ricerca ragionata delle ragioni, delle infinite sragionevolezze dell'animale ragionevole uomo. Andiamo là. Bene.